Cari telespettatori, buonasera. Io ho sempre avuto un desiderio nella mia vita e soltanto adesso, soltanto questa volta, sono riuscito a realizzarlo e di venire a vedere il Po alle sue sorgenti. Ma cosa fa? Butta via un pesce? Sì. Ma che pesce era? Una trotta. Una? Una trotta. Una trota? No, una trotta. Qua nel Marturello ci sono le trotte e le galope. Come Enrico il no. Componenti per macchine a tubo, tubolari per pressa forcella, porcelloni per stampi a fusione e fusibili per bollitori. Componenti per macchine a tubo, tubolari per pressa forcella, porcelloni per stampi a fusione e fusibili per bollitori. Come dorme il nord? Adamo ed Eva, riassunto delle puntate precedenti. In sei giorni il Signore aveva creato tutte le cose belle, il sole, la luna, i puffi, la forfora e tutti gli animali del creato, compresi i comici. Ora il Signore disse: orsù, prendiamo del fango. Poi disse: orsù, impastiamolo. Poi disse: orsù. Orsù deve essere tipo 1, 2, 3 stella, una cosa di questa. Poi ci sputò sopra e nacque Adamo. E Adamo disse: cominciamo bene. E il Signore poi da una costola fece la donna. E Adamo disse: Signore, manca un pezzettino. E il Signore rispose: no, quella è la donna. Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne non sono deboli. Non sono mai state deboli se non nelle condizioni sociali che le mettevano in stato di inferiorità e di debolezza. E quindi, siccome sempre a causa della paura che gli uomini hanno sempre avuto e hanno tuttora delle donne, solo la donna debole aveva più possibilità di essere amata, sposata, mantenuta, perché questa era una cosa importante nel passato. Per cui la debolezza era una virtù e le donne se la sono inventate. Signorina, lei lavora? Sì. E che cosa fa? La sigaraia faccio. E le piace? Abbastanza. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte fanno da mangiare. Io credo che una parte della vita perlomeno la si deve vivere con noi stessi. Vivere è anche diventare padroni della propria vita, vuol dire amare se stessi, amare le persone che si incontrano, amare il lavoro che si fa, che si ha la fortuna di fare e soprattutto amare la propria solitudine, impararla a conoscere, non averne paura, piacersi. E Dio che sono uno spirito maligno, mi muovo di notte con l'istinto di un bagnino. Ehi, fammi capire un po' se ci stai oppure no. Ma il rapporto orale... Signorina! Il rapporto orale è consentito prima del matrimonio? Ma non lo so, se potessi... Io credo di sì. Potessi di sì, sì, è sì, consentito. Sì. Sì, parlare non fa male a nessuno. Ah, parlare! Non fa male a nessuno. Una bella conversazione, una chiacchierata. Viva i rapporti orali! Che chiariscono la comunicazione, cioè, del in parlato. Quel senso, la comunicazione, sì. Certo, in quel senso. Le donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. C'è un ragazzo che conosco da quando avevo 5 anni e non mi ha mai guardata. E a me è sempre piaciuto, è un bel ragazzo. È uno che uno lo vede e dice: oh, che bel ragazzo! E ieri mi
mi ha detto, vuoi uscire a mangiare con me stasera? Io gli ho risposto, no, non posso, e smettila di seccarmi, non essere troppo appiccicoso, ok? E da lì mi sono sentita una meraviglia. Ma non usano più le belle sceme, le belle eote? No. Finita. Perché adesso ci sono le belle intelligenti che ti battono. Povere brutte, nemmeno quello ci lasciano. E anch'esse fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sanno far l'amore. E fanno da mangiare, sanno cucinare, odiano stirare e sanno far l'amore. Ed io che sono uno spirito maligno, mi muovo di notte con l'istinto di un vampiro. Ehi, fammi capire un po'. Eccole qui, le donne del nord. Hanno la memoria di tanta fatica alle spalle, ma hanno anche il senso di quanto importante è stato il loro lavoro. Ve lo ricordate? Sebbene siamo donne, paura non abbiamo. E che cosa voleva dire? Voleva essere una rivendicazione della loro dignità, la consapevolezza del loro ruolo e soprattutto il senso che il loro impegno, la loro libertà, era il passaggio obbligato per la modernità di tutto il nostro paese. Donne, in cerca di guai, donne ho un telefono che non suona mai, donne, tu di tu, in mezzo a una via, donne allo sbando senza compagnia. Ai tempi incerti ma felici del mio incontro con Caprioli e Bonucci, loro pensarono per un momento di darmi una compagna per questi miei dialoghi femminili. Ma io ho dimostrato con un discorso abbastanza sensato e efficace che i dialoghi delle donne non sono che dei lunghi monologhi. Buonasera, signora Adelina. Buonasera, ciao Pasquale. Se lei permette, vorremmo presentarla ai telespettatori. La presentiamo ai telespettatori. Grazie. Vuol dirci da quanto tempo lei fa il barbiere? Da 5 anni. Ah. E prima cosa faceva? Ho chiuso il negozio di parrucchiere per signore. Ah, e come mai ha smesso? Tutte le signore rimanevano calve. Ah, alopecia epidemica. Come dice? Alopecia epidemica. No, ho fatto macchina della permanente un po' guasta, insomma. Ho capito, e allora lei ha imparato a fare la barba? Sì, ho imparato a fare la barba, mi difendo così. La faccio in 27 secondi. In 27? Vuol provare? No, grazie. Non vuol provare? No, grazie, guardi. Ma ci vuol provare a cronometrare? Ah, sì, volentieri. Pronti? Via! Ecco fatto. Brava, perfetto, 27 secondi. 27 secondi. Ma sono soddisfatti i suoi clienti? Beh, insomma, soddisfatti non troppo, vero? Gli occhi hanno dei consigli e tanta voglia d'avventure. E se hanno fatto molti sbagli, sono piene di paure. Le vedi camminare insieme nella pioggia o sotto il sole. Sono più il personaggio, forse io credo di non esserlo mai stata, il personaggio sbarazzino che tanti si ostinano a vedere in me. Io sono una signora matura, con le rughe, vede? Le mie rughe, di cui vado molto fiera, perché dietro ciascuna di queste rughe c'è una fatica, un dispiacere, un dolore. Anna Magnani chiamava le sue rughe le mie medaglie, anche io le chiamo le mie medaglie. E le rughe portano saggezza. Donne, in cerca di guai, donne al telefono che non suona mai, donne in mezzo a una via, donne allo sbando senza compagnia. Voglio una vita spericolata, voglio una vita come quelle dei film.
voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai. Voglio una vita, la voglio piena. Ma ti accorgerai di pensare a me quanto lontana sarò da te. Forse tu non sai che mi mancherà. La donna sta per partorire, comincia ad avere un po' di strizza. Allora chiede all'amica, dice, senti, ma fa male? E l'amica, che è stronza dentro, dice, guarda, il parto è un evento molto doloroso, ma è un dolore che si dimentica. Ripeto, è un dolore che si dimentica. Poi com'è come non è, cominciano a raccontartelo. Però non nel modo che tu ti immagini, cioè di chi non si ricorda, che accataste immagini confuse ravanando in una memoria nebulosa. No, le immagini sono assolutamente nitide e orripilanti. Cioè l'esorcista fa meno paura. Guarda, io ho fatto 48 ore di travaglio. Il bambino era piegato in 12 come un origami, con 8 giri del cordone umbilicale intorno al collo, tipo, sai Grace Jones quando cantava la Diane Rose, no? Poi un florilegio di collassi. All'ostetrica a un certo punto, siccome non usciva, ha preso la rincorsa e mi è saltata sulla pancia a ginocchia unite. Io mi sono strappata come la fodera di una poltrona vecchia e gli occhi mi si sono riempiti di reticoli di sangue come al vil coyote. Ma è un dolore che si dimentica. E perché devo sentire, certo, l'esigenza di un figlio? Io credo che il nostro istinto materno si può manifestare in moltissime altre cose. Se non voglio, sì, fare un discorso retorico da libro cuore, ma ci sono tanti bambini anche senza genitori, sì, adottabili, amabili. Certo. Puoi amare le persone che incontri, il tuo lavoro, gli amici, certo, la vita che fai, certo, le cose che hai. E forse non è vero che le donne si devono realizzare solo attraverso i figli. Forse alcune sì, alcune no. Io credo di essere quella di alcune no. Vado bene? Vado, quella. Santi Numi, è più di mezz'ora che aspetto, anche se in realtà l'appuntamento è tra un quarto d'ora, ma devo per forza fare così perché, voglio dire, sennò come faccio a aspettare un po'? Lui è sempre così puntuale, così precisino. E allora io faccio così, arrivo in anticipo agli appuntamenti, perché gli uomini non si rendono conto che per noi donne è importante che il nostro lui ci faccia aspettare un po', che arrivi in ritardo, così ci dà modo di fantasticare, di pensare, che so, che magari è successo qualcosa, no? Che il nostro amore è finito, che lui ha conosciuto un'altra donna ma non ha il coraggio di dircelo. O magari è morto, sì, può essere morto sotto un tir perché salvare il cucciolo Cocker di una bambina distratta. Ho sbagliato tante volte ormai che lo so già,
che oggi quasi certamente sto sbagliando su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Ma già, l'appuntamento era a casa mia. Buonasera. Buonasera. Qui non c'è. E adesso che faccio? Beh, canterò. Quando c'eri anche tu, il sole lassù sembrava più caldo. Quando c'eri anche tu, il cielo per me sembrava più blu. Ritornerà, ritornerà da me, ritornerà l'amore che non c'è. Ritornerà, ritornerà da me l'amore. Per adesso ciò che importa a me è avere te, avere te. Quello che verrà dopo di noi da ora conterà meno che mai, e che crolli pure il mondo quando tu te ne andrai. Ma sì, si può anche scherzare sulle donne, sulla loro immagine, sui loro soprannomi, sapendo però che dietro ogni scherzo c'è un pochino della loro personalità, del loro carattere, oltre che della loro capacità. Proviamo a pensarci, la tigre di Cremona, la pantera di Goro, l'aquila di Rigonchio, che cosa volevano essere questi strani animali? Erano illustrazioni del loro stemma araldico, i simboli di una bellezza, di una capacità che diventava un elemento di forza sulla scena. Perché attrici, cantanti, donne di spettacolo mettono in scena tutte se stesse con una forza vitale che non si fa irregimentare in nessuno schema. E ha conosciuto presto la gioia del successo? Abbastanza. Dopo una canzone o dopo una scena recitata? Ma nessuno delle due, per dir la verità. Non cantava? No. Non recitava? No. Che faceva allora? Camminò. Camminava? Camminavo, andavo avanti e indietro per il palcoscenico, facevo la passerella, prendevo questi popò di applausi e credevo di aver ragione io. Ti parlerò d'amore e sfoglierò una rosa sulla tua bocca ansiosa. Doesn't mean a thing to me. Just another pretty face to see. He's all over town, knocking on down, honey. I'd never let him next to me. He's the kind of guy who thinks he's smart. He's the type that always looks the part. He's so on the make, it's so hard to take, honey. Might never let him touch my heart. Lavora, signorina? Sì, lavoro. E che lavoro fa? La Mondoriso. Ho capito, la Mondina. Sì, la Mondina.
E il suo lavoro le piace? No, no, troppo sole, sa, troppo sole, troppo e sole. E capisco, d'estate c'è il pericolo dell'insolazione. No, no, dicevo troppo sole nel senso che insomma siamo tutte donne e non c'è nessun giovanotto, ecco. Ah, gli uomini sono traditori, ma alle volte, insomma. Ah, sicché, se ci fossero dei giovanotti, il suo lavoro le piacerebbe. No, no, sa, perché a forza di stare con i piedi nell'acqua mi vengono tutte le patate sui piedi, scusi. Certo, è un brutto inconveniente. Sì, ma poi, guardi, non mi piace perché bisogna sempre stare con le gambe nude nell'acqua, e sa, i giovanotti sbirciano, sa, gli uomini sono traditori, sono le gambe. Specialmente quando uno ha le gambe belle come le mie. L'uomo ha 30 anni, sta cominciando a costruire il proprio mondo, non vuol problemi e io l'aiuto, faccio l'amore e non discuto. L'uomo ha 40, è nel suo pieno a fare incontri, aereo e treno, lavora il giorno, fa del suo meglio, ma io di notte lo tengo sveglio. Sommario di un giornale femminile di qualche anno fa. '97 modi per fare felice un uomo. Una gita, uno spider, un flirt. Quando il vostro lui ha la menopausa. Svegliarti una mattina magra come un grissino. I segreti del seno. Ero frigida. Come conquistare un uomo. La ginnastica di Mao per essere in forma. Il nostro fotoservizio sulla nuova moda in Vietnam. Le fantasie erotiche sono utili e come. Quest'anno è esploso il rosso. Passione e tupamaros. Fare impresa, come si dice oggi, sarà solo una cosa da uomini? Beh, no, a Torino, a Milano, in tutte le città del nord, le donne riescono sempre a inserire nel loro lavoro un tocco in più di felicità femminile. Pensiamo alla classe torinese di Susanna Agnelli, oppure al fascino di stiliste come Miuccia Prada, come Crizia, come Donatella Versace. Oppure pensiamo anche alla grande qualità di Inge Feltrinelli, un'editrice, una donna che riesce a trasformare ogni evento mondano in una occasione per nuovi incontri, nuove relazioni e anche ovviamente nuovi libri. Perché il segreto delle donne è quello di riuscire a fare impresa senza mai rinunciare al dono segreto di se stesse. Giannola Nonino, imprenditrice friulanissima, grappaiola, donna fortunata perché prima si è innamorata di suo marito, il mio grande amore, e poi mi sono innamorata del suo mestiere, la distillazione della grappa. Sono riuscita a capovolgere nel mondo intero il modo di produrre la grappa, il modo di presentare la grappa. Sono riuscita ad avvicinare il consumatore che la snobbava, ritenendola una bevanda per poveri, per il freddo, un'acqua vite legata alla miseria. Sono riuscita a trasformarla come il distillato più nobile al mondo. Quando io dicevo il prezzo, 8.500 lire contro i 1.800 per 250 ml di grappa, contro i 1.800 lire per un bottiglione di grappa, mi prendevano per matta, mi sbattevano giù il telefono. In quel momento, senza volere, feci un'operazione di marketing, perché allora ancora non esistevano gli opinion leader. Però io decisi, piuttosto di svenderla, io non la vendo, la regalo a quei personaggi
che io ammiro, che anche se non conosco, che ammiro. Cominciai a mandarla a Gianni Agnelli, a Romiti, a Scalfari, a Montanelli, a Pertini. Bene, pensatevi che Gianni Agnelli, dopo averla ricevuta, decise di fare la maggior parte dei suoi regali con la grappa Piccolino Nino. Rose rosse alle pareti, giochi d'ombra sul tuo viso, come rami le mie braccia si aprono verso te. Ed ancora la mia mente non è stanca di vagare, che mi porta lungo un fiume, in fondo vedo te. Costretta poi ad assistere alla cessione ad una casa internazionale di questa etichetta. E tra parentesi ricordo con quanta tristezza lei ha sopportato questo momento, ma con quanta grinta formidabile. Immediatamente dopo abbia ricominciato tutto da sola con la sua nuova etichetta e abbia messo a segno, uno dopo l'altro, una serie di colpi magistrali. E quindi, chapeau al grande imprenditore. Io sono arrivato a Milano nel 1960 e la mia amica Anna Olivetti, nome d'arte Anna Nogara, l'attrice, ha detto: Inge, vieni con me, c'è una donna fantastica che fa i golf favolosi. Andiamo in via Agnone 12, dove c'era un piccolo ufficio con tante donne e c'era una bella alta con i capelli casqué, Maiuccia, Mandelli. Non volevo fare l'alta moda, non mi era mai piaciuto perché era troppo elitaria e sognavo di poter cambiare le donne. Una semplice e modesta intenzione. Ci fanno compagnia certe lettere d'amore, parole che restano con noi e non andiamo via, ma nascondiamo del dolore che scivola, lo sentiremo poi. Abbiamo troppa fantasia e se diciamo una bugia è una mancata verità, che prima o poi succederà, cambia il vento ma noi no, e se ci trasformiamo un po' e per la voglia di piacere a chi c'è già potrà arrivare. La moda è un sogno, però è anche un business. E quando ce va, ce va. E questa è la posigionata di Donatella. Mi scusi, scusi. E ogni tanto me la faccio un goccetto. Mi scusi, signora Donatella. Sì. Volevo un attimo. Signora Versace. Sì. C'ho la signora Versace qui, non so se ciao, la vuole. Ma guarda, io credo una cosa, prima di intervistare quella cara ragazza. Io il mondo di Donatella è un mondo biondo. Io credo che nella vita si può essere più alti, meno alti, più simpatici, meno simpatici, ma sicuramente o si è brutti o si è biondi. Siamo così, è difficile spiegare, certe giornate amare, lascia stare, tanto ci potrai trovare. Allora, Albe, vi accusano di essere narcisiste, vanitose, innamorate di voi stesse. È davvero così? Chi risponde per te? Ma io credo che un pochettino tutti quelli che fanno questo mestiere siano così. In qualche maniera un mestiere in cui è quasi inevitabile una forma di narcisismo che è dannosa soprattutto a chi ce l'ha. Io amo follemente la mia persona, ce n'è soltanto un'altra che può eguagliare la mia persona ed è lo specchio. Qualcuno l'ha accusata di imitare Greta Garbo, di portare dei grandi cappelli, di nascondersi dietro grandi occhiali.
È vero, conosco l'accusa. Greta Garbo, Greta Garbeggia, i divini silenzi, sì, sì, la conosco. Che poi, per me non è affatto un'accusa, ma è un complimento, perché io rispettavo moltissimo quella vecchia signora. Ammiravo moltissimo la sua riservatezza, la sua straordinaria dignità. E lasciano la scia le frasi da bambine che tornano, ma chi ascolterà? E dalle macchine per noi i complimenti del Playboy, ma non li sentiamo più se c'è chi non ce li fa più. Cambia il vento, ma noi no. E se ci confondiamo un po' è per la voglia di capire chi non riesce più a parlare ancora con noi. Siamo sono diventate moderne molto presto le donne del nord. Per loro anche l'amore è sempre stato una scelta. Perfino la sensualità aveva qualcosa di molto consapevole. E l'amore era un rapporto in cui si accetta di mettersi in gioco, ma alla fine si gioca sempre alla pari. Ma che cos'è l'amore, Simone Ventura? Noi ogni notte trattiamo sì. L'amore. Ma per me l'amore è anche sofferenza. Lei ha sofferto molto per amore? Ha più sofferto o ha più gioito? Ma non lo so, grandissime gioie e grandissime sofferenze. Non c'è mai stato un equilibrio nel mio modo di amare. Io ho avuto tanti momenti di amore, alle volte così fervidi, così urgenti, così passionali, che potrei dire che mi hanno portato fuori dai ranghi della vita, da quello che nella vita era consentito, dei grandi amori. E però sono stati anche l'incipit dei miei romanzi, l'inizio dello scrivere. La scrittura delle donne consente di vedere anche cose che gli uomini non vedono. Consente di raccontare gli indizi della psicologia, consente di raccontare i segnali del costume, qualche volta la rabbia nella guerra e l'orgoglio della politica, sempre con un tratto di unicità, perché davvero il mondo visto dalla parte delle donne è qualcosa di unico, qualcosa che molti talvolta non riescono neanche a vedere. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E poiché sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da che tu sei partito, c'è una grossa novità. I miei vestiti, cioè... L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa qui non va. Oh poesia, non venirmi addosso. Sei come una montagna pesante. Mi schiacci come un moscerino. Poesia, non schiacciarmi. L'insetto è alacre insonne, scalpita dentro la rete. Poesia, ho tanta paura. Non saltarmi addosso, ti prego. Io scrivo mediamente ogni 4 anni circa. E scrivo nei mesi invernali più freddi perché la campagna è... non si fa niente. Insomma, di solito scrivo gennaio, febbraio, marzo, sono 3 mesi. Di... E poi perché ho bisogno del buio per scrivere e del tempo cattivo, insomma, Sturmundrang. Mi fa sempre specie sentire questi scrittori, i veri scrittori, per carità, che dicono, quanto ci hai messo a scrivere un libro? 5 anni, sono andato in cima a una montagna e sono stato, e io invece scrivo con il sugo, giro il sugo, poi dopo rispondo al telefono. In effetti, perché scrive dei capolavori di letteratura, però pur sempre delle robe che insomma, fanno anche a volte abbastanza ridere. C'è un concepimento, un'idea, poi c'è una gravidanza che è il tempo della lavorazione, della scrittura, poi c'è un parto che è il momento in cui si pone la parola fine e il libro viene pubblicato, c'è uno stato puerperale che segue
e c'è un allattamento. L'ultimo è il momento più difficile, più angoscioso. E il taglio ombelicale è molto difficile, perché sai che da quel momento non potrai fare più nulla per tuo figlio, se ne andrà solo per il mondo, vivrà una vita propria, ed è allora che gli uomini cattivi potranno fargli del male. 16 anni avevo allora, di Birmania arrivasti quassù, mi dicesti che ti venissi dietro e che al resto pensavi tu. Io ti chiesi del tuo mestiere, com'è vero che ora sto qua? Tu dicesti le strade ferrate, ma il mare mai più, per carità. Quanto parlasti, Johnny, e quante storie, Johnny. Tu m'hai mentito, Johnny, dal primo istante, Johnny. Oh, come t'odio, Johnny, che stai lì e mi sfotti, Johnny. Perché si firma Liala? Perché il mio nome d'arte me lo diede D'Annunzio. Stava facendomi una dedica dove c'era Liana, doveva mettere Liana Cambiasi Negretti, e poiché sapeva che scrivevo Signor Sì, stavo scrivendo Signor Sì, dice, allora, se parla di aviazione, mettiamo un'ala nel nome. E infatti è andato bene, perché l'ala mi ha portato in alto. Che ricordi ha di D'Annunzio? Ah, meraviglioso, è un uomo eccezionale. E oltre a essere un grande uomo e un grande italiano, era un cuore d'oro, generoso fino a restare lui senza quattrini per darne agli altri. Resta da chiedersi che cosa sono gli uomini, e anche i grandi uomini per le nostre grandi donne. In qualche caso sono amanti o maestri, e qualche altra volta invece sono immagini letterarie oppure simboli politici. Sono però comunque gli amori di donne che dicono raramente ti amo, ma quando si innamorano è per sempre. I wish I could speak Italian, signorita. No. Not important. Signorina. Signora? Never mind. Je désirais beaucoup de vous répondre en français, mais je ne peux pas parler italien. Mais ça ne fait rien. Ça ne fait rien, vraiment. And will you tell us something? Parle assez peu le français, tu devais écouter des fois. Tu veux que je parle français? Boum, boum, boum. Boum, boum, boum. Oui. Hemingway l'ho conosciuto di persona, tu vuoi dire, immagino. L'ho conosciuto quando è venuto in Italia nel 48. Era andato a Cortina, aveva saputo, non so come, a Cortina che io ero stata arrestata dalle SS tedesche perché avevano trovato il mio contratto di traduzione di Addio alle armi. E allora mi aveva mandato una cartolina e mi aveva detto di andarla a trovare a Cortina. Io ho preso questa cartolina, non ci ho creduto, ho detto, ma guarda che scherzo stronzo abbiamo fatto, ho buttato via la cartolina. E allora mi ha mandato, poi mi è arrivata una seconda cartolina, e mi ha detto, se tu non hai voglia di venire a Cortina, vengo io a Torino, ma ti voglio conoscere, io abitavo ancora con la famiglia a Torino. E allora io da quel momento non ho più capito niente, e sono andata con me in trance. Nelle canzoni c'è la donna idealizzata, il tormento, l'estasi, l'amore, i baci, il tradimento. Per le donne del nord invece ci sono telefoni che squillano, l'orizzonte metropolitano, il profilo delle città. E solo di rado viene fuori di nuovo l'amante un po' materna, dolce, tenera, quella figura femminile, anche da mala femmina, che popola le strofe, i suoni, le melodie della canzone tradizionale. Non dico tutte le pastette, solo una, tanti auguri alle altre di più fortuna. Voglio una donna, mi basta, che non lega Freud, dammi una donna così che l'assicuro ai Lloyd. Pregherina, pregherina, fammela trovare, Madonnina, Madonnina, non mi abbandonare. Voglio una donna, 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 donna con la gonna, gonna, gonna. Voglio una donna. Stasera. Io sono contenta. Sono proprio contenta perché ha ben diritto di distrarsi un po' anche lui, ti pare? E poi non è che mi lascia sola a casa, no. C'ho i miei bambini. C'ho la donna di servizio. C'ho la mia suocera.
Io sono contenta. Sono proprio contenta perché ho fatto un buon matrimonio. Che sciocco ragazzo. Non viene nemmeno a casa perché ha paura di incontrarmi. Ogni volta che mi vede, perde la testa. Questa mattina faceva il nodo della cravatta vicino alla finestra, io ero sul balcone di fronte. Gli tremavano le mani. Povero ragazzo, è così innamorato. E io? Sono crudele. Che bestioline crudeli siamo noi donne. Prendi la te, quella che fai leasing, che si innamori di te, la capitana Nemo, quella che va al briefing, perché lei è del ramo. E viene via dal meeting, stronza come un uomo. Buonasera signora. Sera. Scusi signora, cosa sta facendo? Non lo vede, faccio delle maglie tubolari per corridori ciclisti. E lavora a Cottimo? No, no, lavoro qui a casa mia io. No, dicevo, lei lavora per conto terzi. No, no, lavoro per conto di un signore che ha un'industria di confezioni sportive. Sa. E guadagna bene? Beh, insomma, non faccio per vantarmi, ma io ho anche la pensione di mio marito, insomma, allora mi arrangio. E suo marito, ho capito, perché suo marito è pensionato. No, no, è morto, sa, sì, sì. Non faccio per vantarmi, ma insomma, è morto da 7 anni, sono vedova da 7 anni. Insomma, mi dispiace, mi dispiace proprio. E lei ha sempre lavorato? No, no, io non ho mai fatto niente, perché quando era vivo lui, il povero Silvio, ora fa tutto lui, non faceva fa niente, si era tanto innamorato, tutto lui, tanto buono, poveretto, tanto buono. Tanto ah, buono, era tutto lui faceva, sa, tutto. Anche da mangiare. E questo io volevo dire, proprio anche da mangiare. Faceva da mangiare lui male, sapesse quanto cucinava male. Però voleva cucinare lui perché era tanto buono, tanto buono, non voleva fare niente. Tanto buono, Corestino, tanto buono. E anche le faccende domestiche faceva? Tutto faceva lui, io non facevo niente. Stava lì a guardarmi delle ore, poverino. Pensi che io ogni tanto me volevo comprare un vestito io, tanto per essere un po' decente. Ma che, me lo cuciva lui. Male, sa, ma come cuciva male, però tanto buono. Faceva tutto lui, tanto innamorato, tanto buono era, tanto buono era, sa. Ma come è morto? È morto una mattina alle 6, sa? Ha aperto la finestra e è cascato giù, vedi? Ma come è successo? Come è successo? Niente, l'ho preso per le gambe e l'ho buttato di sotto. Oh, era tanto buono, sa, ma oh.